Sia lode e gloria a te, Signore mio Dio. Benedetto sei tu, Signore, Dio della mia vita. I peccati ricoprono la terra. Gesù piange su un mondo malato di odio. Messaggio di Lechitiel. L'angelo che apparve a nostro Signore al Getsemani per consolarlo. Messaggio dato a Mario D'Ignazio il 24 gennaio del 2024. Lode a Dio, amore infinito, pace eterna, gioia, pregate, pregate. Sono Lechitiel, l'angelo consolatore. Salvo tanti dal suicidio, tanti, salvo tante anime. E voi, anime che chiamate, consolate Gesù nel Getsemani, consolatelo perché nostro Signore è solo, è offeso, deriso, oltraggiato, bestemmiato. Siate anime consolatrici di Gesù nel Getsemani. Consolate Gesù, egli è rattristato. È rattristato per le ingratitudini degli uomini, per i sacrilegi, per gli abomini. I peccati ricoprono la terra. Gesù è triste e piange sul mondo malato d'odio, di rancore, di risentimento, di invidia, di uccisioni, di aborti, di genocidi. C'è poca fede ora, c'è molto ateismo, materialismo, paganesimo e pochi sono davvero i pentiti e i convertiti. Pochi lasciano la via larga della perdizione. Pochissimi si salveranno davvero. Fratelli, amate Gesù e consolatelo. Chiedete perdono dei peccati e l'avrete. Invocatemi ed io vi soccorrerò. Non dimenticate chi vi ha parlato. Io sono Lechitiel, l'angelo dell'orto degli ulivi, l'angelo del Getsemani. Grazie, Signore. Sia lode e gloria a te, Signore Dio mio. Amen.